Soprattutto martedì, mercoledì, nel momento in cui stavo con la squadra e dovevo dire il nome dell'avversario e il nome del Teramo non mi usciva mai. Quindi questa è una particolarità che ho notato, perché poi è chiaro che la mia attenzione è rivolta alla preparazione della partita, nel cercare di studiare l'avversario, che in questo caso qua si chiama Teramo. È chiaro che per me Teramo ha rappresentato, diciamo, un passo importante della mia carriera, dove ho trovato dei dirigenti, direttore, presidente, che hanno creduto in me e mi hanno lasciato esprimere tutte le mie potenzialità, hanno assecondato i miei difetti, hanno esaltato le mie qualità, quindi di conseguenza bisogna in questi casi qui solo ringraziare, insomma, il lavoro fatto in quegli anni lì. Però è chiaro che adesso si deve andare avanti e abbiamo questo avversario qui. C'è stato un susseguirsi di emozioni in quell'anno là, effettivamente, che poteva, diciamo, sconquassare qualsiasi cervello, qualsiasi persona, perché comunque c'è stata un'esaltazione assurda, perché siamo riusciti a portare lo stadio di Teramo, uno stadio molto bello, con tante persone, che però non era mai stato riempito. In quell'occasione qui e lì abbiamo riempito tutto lo stadio, è stato qualche cosa veramente veramente di esaltante. E poi da quell'esaltazione si è passato subito a una depressione immensa, perché chiaramente da parte nostra era un qualcosa che non esisteva, è un qualcosa che stava fuori da ogni logica, ogni situazione, che però purtroppo è venuta fuori, quindi di conseguenza a livello mentale è stato molto molto pesante. Poi chiaramente si deve andare avanti, però ecco, è chiaro che c'è stato un susseguirsi di emozioni in positivo e negativo che veramente hanno lasciato il segno. Sì, il Teramo infatti abbiamo studiato bene in questa settimana qua. Ed è una squadra che ha delle qualità tecniche molto alte rispetto alle altre squadre. C'ha una facilità di palleggio, c'ha qualità individuali molto alte, c'ha la velocità e rapidità degli attacchi, degli avanzi loro, e quindi di conseguenza saremmo stimolati veramente nel fare una grande partita. E è chiaro che da parte loro sono sicuro che verranno a giocarsi la partita, quindi noi dobbiamo essere pronti, insomma, a fare il meglio. Adesso si comincia a vedere, diciamo, quello che si vuole, quello che ci avevo in mente. La squadra sta rispondendo molto bene, sta crescendo come linea difensiva, sta crescendo come atteggiamenti di squadra. Adesso anche nello studio degli allenamenti è difficile trovare un qualche cosa fuori posto, quindi è chiaro che si sta crescendo tanto.